Gennaro Capasso, presidente dell'Associazione Casa della Vita. Allora Gennaro, la tua esperienza con i caregiver? Beh, il caregiver che abbiamo noi in associazione è composto prettamente dal caregiver informale, ossia sono i familiari che si fanno carico di ragazzi con difficoltà, e non solo semplicemente familiari diretti, ma abbiamo anche cugini che hanno preso in carica cugini, oppure fratelli che hanno preso in carico fratelli. E noi con il gruppo genitore che facciamo, queste cose escono fuori già da un bel po'. Abbiamo sposato appieno questo progetto perché finalmente dico, ci si occupa di chi sta vicino a chi soffre. Molti interventi vengono fatti soprattutto sull'ammalato, ma non a chi gli sta vicino. E sappiamo benissimo che se non sta bene, chi gli sta vicino non potrà mai usufruire di tutte quelle accortenze, di tutti quegli adempimenti che poi soffre realmente. Gennaro, nella tua esperienza pluriennale, quanti casi di caregiver ammalati? Perché alla fine poi, se vogliamo, si ammalano, quindi magari il caregiver inizia a trasmettere un'ansia e uno stato depressivo anche al paziente che è in fase degenerativa. Quanti ne hai visti? Diciamo che ne ho visti abbastanza. Ne ho visti abbastanza anche perché io sono un riabilitatore psichiatrico, quindi anche nella psichiatria vedo che familiari da che erano assistenti oggi me li ritrovo come utenti. Con i nostri ragazzi un po' meno, fortunatamente, però lo stesso ho dei genitori che soffrono di depressione. La depressione è il gradino finale del caregiver e dell'insoddisfazione del caregiver. Gennaro, il territorio quanto chiude gli occhi sul problema? Il territorio è totalmente cieco. Il territorio come le istituzioni, ma purtroppo devo dire, non ci sono neanche i mezzi e le attrezzature per iniziare a lavorare in questo senso. Ultimamente stiamo avendo tantissimi contatti di nuovi ingressi, perché mi rendo conto che i comuni non hanno più fondi per mandare gli utenti in centri di riabilitazione. Forse però qualche festa in meno, forse però qualche intervento minore in meno, ma aiutiamo chi aiuta chi soffre. Grazie Gennaro, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Siamo alla Casa della Vita, siamo con Giovanni Di Pasquale. Giovanni, tu sei un caregiver in carne ed ossa. A tempo pieno. Quali le tue problematiche? Le problematiche principali, diciamo, quando le abbiamo affrontate, da quando Luana era piccolina, praticamente ci siamo accorti del problema che aveva, e poi le è stata diagnosticata una psicosi infantile precoce e poi, crescendo, un disturbo psicotico della personalità. Ha fatto diverse terapie, è stata da una dottoressa al vomero per tanti anni, e io e mia moglie stessa abbiamo fatto una terapia di coppia da una dottoressa sempre vicino al vomero, a via Tasso, per 10 anni. Però col tempo, diciamo, ci siamo accorti che Luana è migliorata e tutto. Io le dico anche che sono andato in pensione dal mio lavoro per poi stare rimediata a mia figlia, insomma. E mia moglie lavora, insegna qui a Sant'Arpino, e io il mio tempo lo dedico a lei. Adesso, fortunatamente, col passare del tempo, anche non ha fatto mai terapie di farmaci, la ragazza si sta bene, diciamo, ci fa domande su quello che facciamo quotidianamente, quando riceviamo telefonate chiede, è molto presente, ecco. E questo è un merito anche alla frequentazione di Casa della Vita. Lei da diversi anni che viene qua, e io stesso mi sto impegnando come segretario di un'associazione, sto cercando anche io di dare una mano, insomma, ecco. Giovanni, quanto sei stato aiutato tu in questi anni? Non sono stato aiutato da nessuno, sono stato da me stesso e da mia moglie, non certamente dalle istituzioni. Che tipo di aiuto cerchi come caregiver, e secondo te quali potrebbero essere gli aiuti migliori? Ma gli aiuti migliori, diciamo, sostenere le persone, non tanto me e mia moglie che siamo giovani, che ce la facciamo, diciamo, anche se spesse volte uno ha un po' di difficoltà tutti i giorni a vivere sempre la stessa difficoltà. Più che altro per le persone che hanno dei familiari, che hanno tipo malattie come il bobo di Parkinson, come l'Alzheimer, loro necessitano forse probabilmente più di me, di una persona che li aiuti in casa. Ecco, questo, il caregiver secondo me è una cosa importantissima. Io ritengo che questo progetto sia di una fondamentale importanza. Grazie Giovanni e bocca al lupo.